Pensieri, Lucia, sempre i pensieri, già. Ecco qua. Bello, vero? Sapete che mi ha detto il negoziante? Allù, qualunque cosa succeda, ha rapito Brello. E io ti ho fatto morire sto pensierino. Questa è una borsetta. È tutta pelle di cuoio finissimo. Bene, bene. Io ho pensato pure come gli dobbiamo regalare, in acqua, via, Pascali, vieni, che ho detto, scusate un attimo, mentre mi spiego un po' con mio figlio e mio fratello per regalare mia moglie e sono subito a voi, scusate, Nicolino. Fino nei poveri in tagrenze, lo ci stanno mazze di carte, ma facete una partita, stanno senza fare niente là. Io ho pensato, l'idea mi è venuta quando sono andato a comprare le macchine. Io sapete che faccio? Usciamo tutti e tre in villa. Io per prima dico, Enrico, tu scendi dalle stelle, concetta bella. E io da giù comprata chi stombrella. Io potrei fare? Tu scendi dalle stelle. Che sto di chi? Aspetta un momento. Oh mia concetta, e io da già captata sta burzetta. Burzetta? Io che dico? Che porto? Non porto niente? Tu porta la burzetta, io porto l'ombrello, io non porto niente. Ma che c'entra? Tu sei guaglione, che la mamma lo sa che tu non hai rinda sacco, non mi viene. Io voglio portare la burzetta e si fa squalino. Perché sta già accattato, io l'avevo portato. A me non me la porti, io voglio portare la burzetta. No! Che me non fa la burzetta, ma cos'è? Ma insomma, la burzetta accattata si fa da buttare isso. Tu che può fare? Che può fare? Ah, tu sai che può fare? Piglio un bello piatto, ci metto la lettera con un bello portuale in coppa e quando noi diciamo «Eia da giù portata questo freddo» tu vieni a presso e fa «Tara, tara, 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 tara». Ti piace? Non mi piace! E non fai uguale! Che succede? Papà, se ne è scappato un capitone! E non mi pensavo che c'era, mi ha fatto entrare uno! Invece di essere qua, era qua, lui la perdeva come sotto colpa. Non può capire che tu cerchi il lavoro, non so che ci vuoi te. Tu ti sei fatta vecchia. Ah, non mi arriva, fai male. Faccio male, ti faccio. Tu me lo fa morire a me. Caccio vuole una figliola forte, che saccia. Una figliola che servire fa tutto l'oro. Caccio vuole una bella facciata. Sì, è vero, qua ci vuole una bella pacciana. Sì, e quattro carabinieri per te, io. Se non parlo sempre tu, io. No, la rubiamo, perché... Oh, capitone, la vita è già fatta. A te è scappato. Mi è zegra, mi sotto fuculato. Ma la scaliamo a fare, andiamo a fare capo. Ma a da fecondo con me, a da fecondo che lo fa dentro. Ma lo sai, mamma. Non è voglia, è voglia. È caduta la scanzia! È caduto pure la credenza! Lasciate stare, venite qua! Voi mi scassate tutto cosa, venite qua! Maronna, è un cavallo, lo sapete? Da poco mi facevi spazzare la gamba! Quello è stato zio Pasqualino, capo sevigliano, Olivarindo Buccaccia! Naolivo, tu hai fatto cagare la scanzia in terra, Naolivo! Mettimoci a tavola e facimmo per lì stasera, eh? Nicolè,
Nino, Nenni, sì, ah, sì. Dormo fa malata. Vieni con me a lavarti queste mani in dato, sì, così sì, tutto scuro. Se permettete, vengo anch'io, mamma, a lavarmi le mani. Vieni con me, vieni con me. Lascia lì. Ce la lavavo un po' che marmi, capace a fare il luca bidon. Hai fatto tutto sporco. Ah, vomito, vi volete venire a lavare le mani? No, grazie. Nenni, diciamo a lavare, vende, ma fai un poco compagnia al signor Vittorio. Con permesso, don Vittorio. Io non volevo rimanere. È stato papà che ha insistito. Ma io me ne posso pure andare. Cosa via peggio? Ma io l'ho già capito. Tu mi vuoi far passare un guaio con Maritemo. Tu se mi sei capo e fa succedere, dico che non ha da succedere. Hai ragione. E mamma vuole sapere perché non va a fare Natale con loro. E perché non si fa tutto? Perché? E beh, quando parla così, mi faccio arrivare fa così pazza. Ma allora per te non sono niente. Non sono di niente più. Vittorio, io non so io stessa che ha già dice. Così non mi niente! Carogna! Cin! Cin abbassa! No! No, vivo! No, Vittorio, non scende! Non te va bene, moglie, non te va bene! Cin! Cin! Iam! Cin! Avanti! Avvedite! Avvedite! Chi sei figlia vostra? Defende innamorato suo! E voi, voi, sapevate tutte cose! Ruffiana! A me! Scinna, oh. Scinna! Oh. Mamma! E con te parlammo dopo! Mamma, mamma, che dite? Che le saccidono, mamma! Che gambe, Ninù! Cosa vuoi, mamma? Nicolì! 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 Che tragedia! Uscire! Questo l'ho fatto fresco. Stiamo andando avanti al caffè. Donna Olga, tuo marito vostro mi ha chiamato a coppa a finestra della cucina. Che vuoi? Non mi ricordo, proprio in quel momento stavo girando la macchinetta del caffè. Una cucce. Una cucce, picate una sorsa di caffè. Non posso, non posso. Un poco di caffè ve lo dovete prendere, se no come vi sostenete? Picciarelli, pigliatevi un poco il caffè. Ti sembra pigliare poco il caffè per dormire? Sto in... Aspettate, questo si chiama Don Pasqualino. Don Pasqualino, pigliate un caffè. Raffè, porta altre due tazze. E a dove pigli? Quelle quattro ce ne stavano in cucina e due le ho messe io perché due le tenevo. Mi bevi qua, io ho finito. Aspetta, bevo prima io. Buongiorno, donna Concetta, buongiorno. Che volevi? Volevo sapere se resti qua o se sali, io me ne devo scappare. Questo sovigliano di casa ne ha mai già pigliato manco un caffè. Qua, qua. Aspettate, bevete qua, ci ha bevuto vostra moglie. Raffè, e a me? È fernuto. È finito.
Ma vado in dalla cucina a fare una macchinetta piccola per voi, eh? Luca, come passa, eh? Ieri sera venne il dottore, oh, guardai, e facette una brutta faccia. La notte come l'ha passata? E chi ha dormito? Ha fatto un altro. Chiamava Nicolino, voleva Nicolino. Ah, un altro. Gli vengono un buon presentimento. Ieri sera Don Luca stava peggio. Stava veramente male, ma mo sta riposando bene. No, no, Lucariello non mi persuade. Chi lo braccio sinistro non lo muove più. La lingua si è tirata e chi lo parla così. Ma riconosce? Qualche volta sì e qualche volta no. Ieri sera mi sono avvicinata e l'ha già detto. Lucariello, so io, so Concetta. Indovinate per chi mi pigliaci. Ma guardai un poco. E poi dicetto, tu sei Don Basilio! È rimasto impressionato perché una ventina di giorni fa ha detto ma avere un barbiere di Siviglia al San Carlo. Poi, e chi lo vedono per Don Basilio? Ma è piccine! Che sta? No, niente, è andato, è rimasto senza caffè. Mamma, ci vogliamo dare un po' che bevo di pollo, è caldo caldo. Io dice rilassammo sta, chi lo mo si è assopito un poco. Voi che dici, donna Carmela? È meglio che lo fate riposare. Quando si sveglia, glielo riscaldate un'altra volta. Una figlia pure messa, tutti mai. Nino è venuto, dottore. Già mi saluto a staccare. E Tommasino? Ti do affamato telegramma a Nicolino. Mo' vedete venire. Io dovrei scappare, ma vorrei aspettare che tu Luca si sveglia. Mo' aspetta che si sveglia e poi me ne vado. Così contenta, mo', eh? A chi sto posto qua, dodicette. Giurami che fai pace con tuo marito e che fornisci tutto questo. Hai visto? Che hai fatto succedere? E non ci ho deciso più! Che le poteva mai immaginare che succedeva tutto quello che è successo? Ha tenuto la capa tosta e siccome io a Luca Rinne non l'avevo fatto sapere mai niente, un fatto di 3 sere fa, è stato come una mazzata in casa. Si sono detto mai! E me lo sta rindolino, più alla cacca. Non fa altro che chiamare Nicolino, vuole vedere Nicolino. E intanto ho 3° telegramma che avevo spedito, ma Nicolino non si vede. Ma perché il marito l'ha lasciata? Immediatamente. Se n'è andato da certi parenti suoi a Roma e ha detto che non la vuole più vedere. Sta casa distrutta. Io me l'avessi a scappare. Che aspetti? Sei l'eterno indeciso, se devi andare vattene! Ma pare che andava a dire un'altra cosa. Ah, io che torno a casa per mangiare. Se vuoi tornare, torna, ti faccio un poco di pasta scaldata. Ma io resterei, ma devo mostrare il campionario a un cliente, è uno di Milano, eh? Mamma! Mamma! Bello di papà. Ha già fatto un telegramma. Castoriessa. Papà come sta? Non ti fa sempre, il lomo si è assopito un po'. E sta creatura. Solo essa mi ha già visto vicino. Guardate che faccia che ha. Sono 3 notti che sta scendendo vicino a Olietto Rupa. Non sape più che cosa fa. In scala Rupalazzi fa 20, 30 votoi giorni. A do dottore, a do farmacista, figlio mio, e dicevano che era disaporato. Basta, chi mo me vado? Nicolino! Sei sciutato, che ha detto? Può sapere se è venuto Don Nicolino. È sempre con Nicolino sbarella. Nicolino! Mamma mia, che paura! Ma bene, Nicolino, più tardi arrivo. Papà! Pigliatevi un po' che blocco! E riscaldala prima che si è fatta fritta! Papà, pigliate la bevanda! Più tardi il dottore ha detto ogni ora! Ma è già passato, No signore, ci vuol dire? Tu stai zitto! Poi io sono il fratello e posso parlare, capito? Vai! Ma ti pare che sto come vedere appiccicato! Ma non c'è un dottore, la siete. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Aspettiamo
poi con ansia, dottore. Io la porto. Da un caffè? Un caffè o dottore? Ah, grazie, lo prendo volentieri. Sono uscito presto stamattina. Vive, tu ma sì, vive che ti fa bene. Ivo Schenk e mo vaga a piglia faccia. Ha riposato stanotte? E chi ha dormito, dottor? Ha fatto un'arte. Qua sta la febbre. Don Lu, voi state una bellezza. Così spero sentire di voi. Nicolino, Nicolino. Non è Nicolino, è Don Luigi Pastorelli. C'è sta pure Donna Carmela, Donna Armida qua figlia. Tu sono venuto a trovare tutto quanto. Buongiorno. Oh, c'è troppa gente qua dentro, ve lo dissi pure ieri. Ma no, queste signore sono venute da poco. Io solo ho fatto compagnia a Donna Concetta stanotte. Vabbè, usciamo, usciamo, dottore, usciamo. Sì. Piccere, andiamo, andiamo. È meglio smollare, uscite, uscite. Mi va a capire, ragazzi, il caffè a bascia. E aspetta, dammi una sigaretta. E pure a me. Io dovrei scappare, ma vorrei aspettare che Don Luca si sveglia. E vattene! Mamma, un brodo. Dottor, un po' di brodo di pollo. Ma me lo fate visitare prima. Quella l'ha nascosta, se no il figlio se ne vede. Addirittura. Già, i pomo non ne va, roba di papà. Ma perché devi mettere a paura? Io mi vengo solo a roba tua, hai capito? Solo a tua. È un po' stesso, sempre un po' stesso. Bene, bene. Sì, sì, andiamo meglio, bene, bene. Oh, lascia fa, madonna. E che te, Lucarino, non dici niente? Ma da quando che stivo ammalato parlavi sempre tu. Racconta a Donna Carmela il fatto dei fagioli. Veramente, puntato sul fatto dei fagioli. Quello il fatto dei fagioli è molto importante. Nicolino è venuto. Non ancora. Stive ricenna. Un dato ci ho fatto dei fagioli. Io stavo a letto da 8 giorni. E mia moglie mi ha detto, Lucari, è meglio che chiamiamo Mierega. E dice, ma no, che le cose niente. No, no, dobbiamo chiamare il medico. Che cosa concetto? Se mette qualcosa grave, ha da fare. Chiamo io il medico. E mi ha detto, e dicetto, Lolo, questa è una cosa viscerale. Non dovete mangiare. Se mangiate, non vi basta la febbre. Ma proprio quel giorno, Concetto avevo fatto pasta e fagioli. Io sentivo un odore per tutta casa.
e ti dicetto, Curce, proprio oggi che io sono male, tu hai fatto pasta e fasulle. Che io dicetto, no, oggi ho fatto flora. Io saccio che quando Curcetto fa pasta e fasulle, e va in una quantità che durano per 3 giorni. Tre giorni. Allora dice, ma da congime e feste. A notte, Cugetta aveva pigliato suona. E che facette? Ma su sette. E io andavo a cucina, pigliava la zuppiera, che era quasi piena tela. Ma la mattina la zuppiera danza, e drungano, 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 e drungano. Ma mangiai tutta la pasta che è fasule. Oi, una presa, ma se dai, che non teneva manco un po' che prego, ma se dai, fresco, fresco, cioè, come mi ci dai? Fresco, fresco, venetto, o scienziato, e dicetto, Dallu, avete visto, se mangiavate, non vi passava la febbre. Vedete che ciuccio! Beh, io ho delle visite più urgenti da fare, eh? Se ci sono novità mi mandate a chiamare. Grazie, dottore. Dottor, come sta? Noi vorremmo sapere qualche cosa, dottor. Cara Dinucci, non ti posso ingannare. Io ti conosco da bambina. Vedi, Luca Pupiello ha sempre considerato il mondo un enorme giocattolo. E quando si è reso conto che con questo giocattolo non si poteva più scherzare da bambini, ma da adulti non ha potuto. Vedi, l'uomo in Luca Pupiello non c'è mai stato e il bambino aveva già vissuto troppo. Non ho capito, dottor. Povera Nucci, sei proprio sua figlia. Ma si può salvare. Vedi, non bisogna disperare. Certo, la batosta l'ha avuta forte. Ma ho visto dei casi che si sono risolti abbastanza bene. La scienza oggi... E domani non venite? Don Pasquale, ma che vengo a fare? Solo un miracolo può salvare. Purtroppo non c'è più nulla da fare. E fatevi coraggio. E facite coraggio e ferma. Comunque, se ci sono delle novità, mi mandate a chiamare. Grazie, buona giornata. Grazie. Buona giornata. Compagno, dottore. Buongiorno, dottore, grazie. Nino, lavamo tutta questa tazza a mezzo. Se no, traslato vado tutta quella gente. In 3 giorni se ne è andato 1,5 chili di caffè. Quello perciò sono venuto, perciò sono venuto. Ma in mo' faccio pagare a te, eh? È naturale, ci tolgono l'aria a quel poveretto. Ah, i paghi ciò dica, basta. E voi che fate qua? Donna Concetta, non me ne cacciate. Voi non sapete da 3 giorni quello che sto soffrendo. Lo so, tutta la colpa è mia. Ma credetemi, mi vuole ritrovare sotto terra. Da 3 notti passeggio sotto il palazzo. Mo' è sceso il dottore. Volevo baciare la mano a Don Luca. L'ho voluto vedere. Donna Concetta, non mi negate questa grazia. Figurino! Nicolino, ehi, Nicolino, mi pensavo che non faceva tempo. Non va bene, per Nicolino, non va bene, per Nicolino. Minuccia. Sono qua, papà. Mamma, Minuccia. Ecco, fate pace. In presenza mia, e giurate che non vi lascerete mai più. Giurate, giurate. Che è successo? Addossà! Buongiorno! Addossà! Donna Concetta, donna Concetta, mamma! Nicolino, figlio mio, niente di voi.
anzi, io la mano con le mie, rispetto di dire. No, 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 no